Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Abbiamo oggi con noi Roberto Tobia, segretario nazionale di Federpharma e delegato della presidenza nazionale di Federpharma all'Assemblea Generale del PGEO, l'Associazione dei Farmacisti Territoriali Europei. Dottor Tobia, intanto buongiorno e grazie di aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie a voi. Allora, il PGEO alla fine dello scorso anno ha presentato un documento, un position paper, sul ruolo che i farmacisti territoriali possono esercitare nella lotta al cancro, un documento che rientra dentro al piano europeo per la lotta contro i tumori. La cosa che emerge ad una prima lettura è come il farmacista possa giocare un ruolo chiave in tutte le fasi della prevenzione della lotta ai tumori, ovvero dalla diagnosi precoce alla prevenzione, alla cura, all'assistenza sul territorio. Su quali basi e su quali evidenze il PGEO, ritiene che la farmacia possa giocare un ruolo strategico in questo ambito? Beh, innanzitutto grazie dell'opportunità per dare qualche informazione più ai nostri ascoltatori, ai nostri videoascoltatori, su quelle che sono le esperienze europee. In primo luogo bisognerebbe sottolineare e dire in maniera chiara che a livello europeo, come del resto avviene anche a livello nazionale, la politica di categoria va nella stessa direzione, ha un filo conduttore comune, che è quello di essere di supporto in toto ai servizi sanitari nazionali per rafforzare sul territorio tutte quelle che sono le azioni e le attività di prevenzione e di screening, ma soprattutto di diagnosi precoce. Non sarà purtroppo sfuggito ai più che in molti paesi europei, purtroppo l'Italia in maniera sicuramente più pregnante, l'emergenza Covid ha messo a nudo quelle che sono le carenze organizzative e sanitarie di una base, quella che gli inglesi definiscono in maniera estremamente sintetica come primary care. Il nostro sistema sanitario nazionale è stato purtroppo soggetto a tagli lineari che nel tempo lo hanno depauperato di risorse importanti che avrebbero sicuramente, al momento dell'emergenza, dato una possibilità in più per le cure primarie. La mancanza di questa rete di assistenza funzionante sul territorio ha portato in tempo breve a una situazione che purtroppo è di grande difficoltà e che è sotto gli occhi di tutti. La Germania, ad esempio, con una media della popolazione assolutamente simile a quella del nostro paese, ha un'assistenza sanitaria primaria sicuramente più efficiente, registra tassi di letalità relativa pari al 41,6% in meno rispetto a quello italiano. È sufficiente questo dato per capire la differenza che ci sta tra avere e non avere una buona assistenza primaria di base. E non c'è alcun dubbio, credo che nessuno possa metterlo in discussione, che la farmacia è a pieno titolo inserita per capacità professionale dei suoi operatori, per la capillarità sul territorio nel settore dell'assistenza primaria. Su questo si gioca la vera partita, ma il nostro paese deve chiaramente pensare a investire in maniera seria in questo ambito. Guardando ai primi risultati, alle prime notizie che arrivano sui dati del Recovery Plan, su questo aspetto si parla di circa 10 miliardi per l'assistenza primaria. Sono fiducioso che si possa giocare una partita che sarà complessa, ma sicuramente ancora lunga. Poi, certo, sicuramente noi non ci tiriamo indietro rispetto a quello che è il nostro ruolo, la cura e l'assistenza ai malati, ma la vera partita sulla quale noi possiamo incidere in maniera pregnante si gioca sicuramente prima. Senta, per quanto riguarda la farmacia italiana all'interno del contesto europeo, sicuramente rispetto a un ruolo nella prevenzione e nella diagnosi precoce si è sempre contraddistinta. Rimane una sfida da vincere probabilmente, che è quella della gestione del farmaco innovativo, del farmaco oncologico, anche sia per quanto riguarda, diciamo, l'arricchimento culturale del farmacista stesso, esperto di farmaco, in termini di opportunità di counseling al paziente, ma anche proprio in termini di distribuzione. Da questo punto di vista, che possibilità ci sono da qui al prossimo futuro perché anche su modelli europei in Italia si possa arrivare a una distribuzione, del farmaco oncologico? Per quanto concerne la possibilità di gestire i farmaci più innovativi, sia sul fronte della distribuzione che su quello della pura conoscenza,
dal punto di vista del cancro nel suo territorio, certamente vanno evidenziati alcuni aspetti. Io penso che in questo campo ci si stia lentamente passando da una situazione meno critica rispetto al passato, perché in maniera ancora troppo lenta rispetto alle aspettative della nostra farmacia si ci avvicina a questo traguardo. Da dove si vede questa prima inversione di tendenza, che è lenta ma che sicuramente esiste? Sappiamo sicuramente tutti che la vera questione, il nocciolo duro dei farmaci innovativi passa attraverso gli acquisti delle regioni, che poi dispensano questi farmaci con la distribuzione per conto, presso le loro strutture o grazie appunto alla distribuzione per conto. Se guardiamo i dati economici e parliamo di fonti OSMED, che sono a nostra disposizione, dobbiamo sottolineare un dato. Nel 2015 la distribuzione per conto valeva 1,5 miliardi di euro, nel 2019 è salita a 2 miliardi di euro e nel 2020 è stato registrato un aumento ulteriore che oggi, i dati non sono ancora definitivi, ma si attesta intorno al 10%. Di contro evidenziamo una discesa della distribuzione diretta, che è scesa dal 6,38, forse in termini assolutamente minimi, al 6,26. Da questo punto di vista quindi la tendenza sembrerebbe essere favorevole, ma questo non è sicuramente ancora non è sufficiente, perché una grandissima fetta dei farmaci innovativi non è ancora tornata nel nostro canale. Io penso che anche in questo caso scontiamo un pregiudizio forse culturale da parte dei decisori politici a livello regionale in particolar modo. Dall'altro canto penso che l'intera categoria debba pensare in termini prospettici e soprattutto progettuali, avanzando proposte concrete per risolvere questa problematica che sicuramente depaupera la nostra categoria, sicuramente in termini economici, ma anche e soprattutto in termini professionali. Senta, però il legislatore ha approntato delle novità di recente, che sono quelle legate alla possibilità per i farmacisti di effettuare vaccinazioni. Ora, è vero che tutto nasce dall'esigenza in questo momento dovuta appunto alla possibilità a breve di una vaccinazione di massa e quindi coinvolgere anche la vostra categoria. Però è vero anche che in ambito tumorale sono a disposizione dei vaccini. Pensiamo al vaccino contro il papillomavirus per la prevenzione del tumore del collo dell'utero, piuttosto che alla vaccinazione contro l'epatite B per prevenire il tumore del fegato. Allora, questa esperienza che vi accingete a fare può essere veramente una prima fase di un futuro diverso anche per il ruolo del farmacista, anche nell'ambito della prevenzione dei tumori, grazie appunto ai vaccini? Certo, io credo che a questa domanda non si possa che rispondere in maniera affermativa. Non c'è sicuramente alcun dubbio che tra le attività di prevenzione di cui abbiamo parlato prima e che delle quali la farmacia sarà coinvolta, un ruolo primario ce l'hanno quello della vaccinazione. Noi vogliamo sicuramente essere attivi, proattivi in questo ambito per far capire ai nostri decision makers che le farmacie sono un potentissimo potenziale da utilizzare. Siamo una risorsa del sistema e su questo credo che nessuno possa avere alcun dubbio, lo sentiamo ripetere più volte dai nostri decisori politici, ma credo che siamo sicuramente poco utilizzati. Da questo punto di vista la nostra disponibilità è ampissima e siamo disponibili a garantire questo servizio senza che le regioni debbano spendere per utilizzare il luogo fisico farmacia un euro aggiuntivo rispetto agli investimenti già stanziati. È chiaro che poi bisognerà pensare anche alla remunerazione dei farmacisti che svolgeranno questo compito, ma nella legge di bilancio di quest'anno si dice in maniera chiara che anche professionisti sanitari debitamente formati potranno operare in tal senso. Quindi credo che sia un ambito sul quale bisogna porre la massima attenzione e abbiamo dati sicuramente inoppugnabili
sul fatto che dove in Europa si è puntato in maniera chiara, in maniera forte, sulle farmacie per la vaccinazione, non solo quella antinfluenzale, non solo quella relativa al papillomavirus, purtroppo che rispettivamente ad altre forme di vaccinazione, il tasso di copertura vaccinale è aumentato in maniera esponenziale. Possiamo fare riferimento a dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sono state messe in atto opere da parte del farmacista sulla copertura vaccinale, è aumentato il tasso di copertura del 50%. E in qualche modo le spese sanitarie in malattie infestive, secondo uno studio che è stato pubblicato dal Journal of Market Access on the Health Policy nel novembre 2020, sono dati che ci confortano rispetto a quelle che sono le intenzioni dell'Europa nell'ambito vaccinato. Del resto, anche riguardo alla vaccinazione antinfluenzale, ne abbiamo parlato più volte, l'Europa è più avanti, l'Europa ha dato l'esempio. Molto spesso ci è stato chiesto di seguire gli esempi dell'Europa, ma in questo caso purtroppo l'Italia non ha pienamente aderito. Solo con la legge di bilancio ultima si parla di vaccinazioni anti-Covid in farmacia. Nei paesi europei, 14 su 28, la vaccinazione è possibile. Non è possibile soltanto per il vaccino antinfluenzale, ma per tanti altri vaccini. In 60 paesi nel mondo la vaccinazione è da parte dei farmacisti in farmacia è una realtà. Queste sono scelte sicuramente importanti, sono scelte strategiche che il nostro paese è chiamato a intraprendere. Sono scelte che comportano investimenti sicuramente non importanti, investimenti direi minimi, ma con un ritorno enorme in termini di risparmio sulla spesa sanitaria. Non ci vogliono sicuramente grandi scienziati per capire che la strada è facilmente percorribile per un governo, per le istituzioni che abbiano finalmente una visione che non sia quella dei tagli e non si faccia in qualche modo, anzi in nessun modo, intimorire da chi pone veti rispetto a chi invece ha a cuore l'interesse della salute pubblica. Poi dal nostro punto di vista è chiaro che la categoria è ben disposta a essere presente in questo ambito, ma davvero la politica deve comprendere che fare la sua parte è fondamentale, stabilendo scelte chiare che definiscano nei dettagli sia le modalità e gli standard della somministrazione del vaccino in farmacia da parte dei farmacisti, ma queste sono scelte che deve fare la politica e noi su questo lavoriamo. Voglio aggiungere ancora una cosa, che in maniera molto chiara il tempo dell'improvvisazione, se così posso permettermi di definirlo, è finito. Le farmacie sono disposte a impegnarsi su un percorso che sia serio, formativo, sono pronte a fornire alla parte pubblica risultati che possono essere, devono essere debitamente misurati e pronte a giocare la loro partita sino in fondo. No, dicevo, per chiudere, vista la sua esperienza all'interno del GEO e il documento che è stato presentato che riguarda appunto un aspetto legato alla lotta ai tumori, quali sono le luci e le ombre della farmacia italiana nel contesto europeo? Cioè, ci saranno delle aree ovviamente dove noi siamo un'eccellenza e aree invece in cui c'è ancora molto da lavorare. Qual è la sua fotografia da questo punto di vista? Ma oggi abbiamo una grande opportunità a livello europeo, perché dalle recenti parole del commissario alla salute Stella Kyriakides è venuto fuori chiaramente che anche la lotta al cancro è una bandiera del suo mandato. Credo che non possiamo non permetterci di sfruttare questa importante opportunità. Io dico che sicuramente a questa opportunità non possiamo rinunciare, non possiamo permetterci di essere fuori da questo sistema, e la posizione comune del PGEU e della quella italiana significa proprio questo: impegnarci in maniera chiara, in maniera assolutamente
non interpretabile, ma assolutamente definita nei confronti di questo impegno nella direzione di marcia che è stata già segnata dai nostri politici europei. Il riferimento al commissario alla salute era proprio questo. Il governo in Italia dovrà, e ne sono convinto, questa lungimiranza nel seguire questa direzione che ci è stata chiaramente indicata dall'Europa. Noi chiaramente ce lo auguriamo, ne siamo convinti, ma penso che non dobbiamo far mancare la nostra continua funzione, che è quella di stimolare, di pungolare, affinché questo avvenga e avvenga soprattutto in tempi assolutamente veloci. Il nostro impegno a livello europeo non mancherà e deve essere reso sempre più conoscibile quanto fatto a livello europeo dal nostro pharmaceutical group European Union per dare un significato chiaro all'azione europea e all'azione dell'Italia in questo contesto. Dottor Tobia, grazie. Allora, buon lavoro anche per l'impegno all'interno del gruppo dei farmacisti territoriali europei e ovviamente ci terremo aggiornati per cercare di capire come evolve il sistema e come queste esperienze che si affacciano nuove, diciamo, per la farmacia italiana legata a questa emergenza Covid possano servire anche da lezione da riproporre all'interno del gruppo europeo. Grazie a voi della cortesia. Alla prossima. Buona giornata, arrivederci, buon lavoro. Altrettanto, grazie.